Salve a tutti, bentornati a un nuovo video di Polvere e Fumetti, la vostra, come sempre, forse rubrica preferita, dove dovete diventare povero ogni settimana più della precedente, o quasi, perché settimana scorsa non ci siamo visti, perlomeno non ci siamo visti su Polvere e Fumetti. Come state, come non state? Io sto morendo di caldo, è arrivata l'estate, che bello, il sole, il caldo, il sudore, la puzza di sudore, che palle. Io veramente, la gente che dice che è bella l'estate, non la capisco, vi strangolerai tutti, giuro. Veramente, mi state sul cazzo in una maniera mostruosa. Come al solito, prima di cominciare, non ho particolari avvisi se non dirvi che settimana scorsa, anziché appunto il video di Polvere e Fumetti, è uscito il video di antipasto alla collezione di fumetti, perché, come vi ho fatto vedere anche sulla pagina Facebook, la vecchia camera è stata praticamente, non dico smantellata, però sto trasportando le mie cose in un'altra stanza che è un po' più grande. Dovrebbe venire fuori anche un piccolo, una piccola, come dire, un bel progettino, mettiamola giù così. Non è ancora finito, non è ancora ultimato, ve lo farò vedere ovviamente una volta che sarà tutto pronto, tutto messo a posto e così. Altra cosa, ho dovuto accendere un mini ventilatore qua, me lo sto sparando in faccia perché sennò muoio di caldo, quindi spero proprio che non si senta il rumore, non dia fastidio. Nel caso, mi spiace, ma non posso morire di caldo, veramente. Prima di cominciare, come al solito, date un'occhiata qua sotto in descrizione per trovare questi ed altri fumetti che farò vedere in questo video su Amazon. Sapete benissimo che li trovate lì con un piccolo sconto e acquistandoli tramite questi link a me arriva una piccolissima percentuale. Laddove vi interessassero questi fumetti, laddove voleste appunto comprare questi fumetti, se lo faceste appunto tramite questi link mi farebbe un piacere. Come al solito voi non perdete niente, insomma non vi viene tolto, non vi viene aggiunto niente, è Amazon che a me dà una piccolissima percentuale. Cominciamo come al solito con i manga. Sono appunto 2 settimane di arretrati. Tutto sommato pensavo molto peggio, ma in realtà me la sono cavata abbastanza bene. Cominciamo solo con Star Comics. Sono usciti i numeri 90 di One Piece. Cazzo ragazzi, siamo già a 90 numeri di One Piece. Non mi sembra vero. Numero 15 della nuova edizione di Steelboard Run di Yuriko Araki, la 8ª serie delle bizzarre avventure di JoJo, appunto Steelboard Run, che adesso Star Comics ha ripubblicato nel formato praticamente identico a quello che era stato usato per stampare tutte le altre 7 serie precedenti. Nel caso non l'aveste mai letto, assolutamente è un momento propizio appunto per recuperarvi questa bella storia, questa ennesima bella serie delle bizzarre avventure di JoJo. E poi abbiamo il numero 29, mi pare, sì, di The Seven Deadly Sins, appunto, di Nakaba Suzuki, quello che vi dico sempre essere il mio nuovo shonen preferito, nel senso che tra le novità shonen è quello che preferisco di più leggere veramente in assoluto. E molto molto bello, mi piace. Tra l'altro in Giappone si è concluso veramente a sorpresa. Da un lato mi spiace perché appunto era una cosa molto molto bella, sono contento che abbia riscosso un buon successo senza esplodere, insomma, come è successo con tante altre serie che poi sono esplose a un certo punto e adesso sono un po' morte, diciamo. E appunto però un po' mi spiace che, anzi, da un altro punto di vista dicevo che sono contento che non ci si sia dilungati troppo, che non si sia allungato il brodo e così. Bella, una serie piccolina, fatta, conclusa e morta lì. Bella, comunque, ripeto, mi piace questa scelta, mi piace un po' questa, ripeto, scelta di questo mangaka di Nakaba Suzuki. Passando poi all'edicola, come al solito sono usciti nuovi numeri per Supereroi Classic. Siamo al numeri 113 e 114, dedicati rispettivamente a Spider-Man e ai Fantastici 4. Prossimo dedicato a Daredevil, che dovrebbe essere uscito questa settimana, ma purtroppo non essendo passati in edicola il mercoledì, appunto non l'avevo ancora trovato. E poi abbiamo il numero 393 di Dylan Dog, Casca il mondo, con sempre meno 7 mesi alla Meteora, che poi coinciderà con l'uscita del numero 400 appunto di Dylan Dog. Numero scritto da Barbara Baraldi e disegnato da Bruno Brindisi. Devo dire che non mi fa impazzire come disegnato Bruno Brindisi, so che è uno dei disegnatori più affermati comunque della scuola Bonelli, della scuola di Dylan Dog, però non mi fa impazzire, devo dire. Tra l'altro mi pare che, no, questo è ancora 3,50, però tra l'altro la Bonelli ha annunciato da poco che alzerà leggermente i prezzi dei suoi fumetti, arrivando mi pare a costare tutti 3,90 euro o giù di lì, insomma.
Sì, insomma, un po' un peccato, perché mi ricordo addirittura poco prima che uscisse il numero 300, mi pare costavano 2,90 euro. Adesso siamo arrivati appunto a 1 euro in più nel giro di appunto qualche anno, insomma. Però, come detto proprio tramite un comunicato da Sergio Bonelli, c'è crisi, insomma, e Bonelli ha sempre detto, a loro detta, hanno sempre fatto di tutto per mantenere bassi i prezzi, mantenere appunto popolari ed economici, visto che i loro prodotti poi vanno anche a finire finiscono anzi principalmente in edicola, dove appunto il prezzo deve, per come la vedo io, essere il più popolare possibile, però ovviamente andando anche in librerie, in fumetterie, insomma, è normale che a un certo punto si subisca un rincaro appunto sui prezzi, insomma. Però sicuramente è il minore dei mali. Le storie come quelle di Dragonero e alcune di Landog continuano a piacermi, non saranno di certo questi 40 centesimi a cambiare la mia voglia appunto di leggere queste storie. Passando poi a altri editori, a fumetto prettamente americano, abbiamo il numero 65 di Invincible, solita serie in spillato che sto seguendo. Dovrebbe uscire, mi pare, l'ultimo numero. Tra l'altro, noto adesso un numero disegnato da come si chiama? Corey Walker, non mi viene in mente il nome, che tra l'altro è stato anche il primo disegnatore di questa serie, perché poi è succeduto Ryan Otley, che è anche lo splendido copertinista. Sempre per Salda Press è uscito anche il numero 7 di Bert Wright, questa bellissima serie urban fantasy, teen fantasy di Joshua Williamson, che era anche, non so se è ancora lo scrittore di Flash o se non lo è più. Comunque, insomma, uno scrittore che si è fatto notare anche grazie a questa serie, disegnata da Andrei Bressan. Una bella serie di cui tra l'altro devo leggere ancora il numero precedente, il sesto numero. Sono veramente indietrissimo con le letture anche di questa serie, però insomma, bella, bella, ve la consiglio se cercate appunto queste serie fantasy molto, come dire, alla Dungeons and Dragons, molto al Signore degli Anelli, però allo stesso tempo con una certa, come dire, connotazione, come dire, da ragazzini, tra virgolette, con questo piglio che guarda molto al pubblico giovane, anche se tutto sommato molto giovane, molto diretta ai giovani questa serie non è, perché si va molto anche sul pesante, sul livello grafico, anche proprio a livello di contenuti. Insomma, è una serie non propriamente adatta a un pubblico giovanissimo, diciamo pure così. Però spero di avervi fatto capire qual è più o meno il mood, ecco, della storia, più che il target esatto della serie. A prezzo di 14,90€, mi stavo dimenticando. Passando poi a Panini, sono usciti due numeri spillati settimana scorsa, che sono il numero 10 di Infinity Wars, che, mamma mia, non finisce più, che palle. Cioè, veramente, questa cosa qua, devo dire, che ha fatto Panini, di mettere le serie di Infinity Wars all'interno della serie appunto dei brossurati di Infinity Wars, mi è stata veramente in culo, perché sì, bello tutto quanto, però comunque allungare il brodo e alla fine è anche un po', non dico disonesta, però comunque c'è scritto qui Infinity Wars e del crossover di Infinity Wars in questo numero non c'è nulla, ci sono soltanto appunto i Warps. Nello specifico Sleepwalker, Ghost Panther, l'altro numero di Sleepwalker, insomma, non lo so, la vedo un po'... non mi è piaciuta molto, ecco, mettiamola in questa maniera, questa manovra di Panini. In America ovviamente sono fatte delle testate separate, in modo che ognuno potesse scegliersi quello che voleva, però insomma, devo dire che in questo caso avrei preferito di gran lunga avere una serie, una serie spillato. Probabilmente, ecco, l'unica, come dire... l'unico discorso che mi viene in mente è che Panini probabilmente voleva allungare un pochino i tempi tra la pubblicazione italiana e quella americana, proprio perché probabilmente, se non mi ricordo male, quando ha cominciato a pubblicare appunto il crossover di Infinity Wars, questo non si era ancora concluso in America, mi pare, non vorrei dire un'inesattezza, però appunto già questo sarebbe un attenuante, diciamo, una cosa più comprensibile. Ecco, non mi piace appunto questo modo di proporre, ecco, questo genere di serie. Gusto personale mio, anche perché tra l'altro è sempre stato fatto da Panini, penso per esempio alla recente Civil War 2, dove veniva fatta la serie, è stata pubblicata la serie, e poi c'erano tutti i, come dire...
episodi slegati da altre serie, con però protagonisti altri personaggi magari non inclusi direttamente appunto in questa serie, in questo crossover, piuttosto che il punto di vista esclusivo tra virgolette di un personaggio coinvolto nella serie. Ecco, veniva fatta una serie apposta che pubblicava tutto questo genere di contenuti, insomma l'avrei gradita un pochino di più, ecco, mettiamola in questa maniera. E poi abbiamo il numero 14 di Amazing Spider-Man. Sono cazzo indietrissimo con tutte le letture degli spillati, in particolare con Spider-Man. Ve l'ho detto anche settimana scorsa, mi pare di aver letto soltanto i primi due numeri, se non solo il primo, e veramente sono un po' messo male sotto questo punto di vista. Passando poi a volumi cartonati, e finalmente ho recuperato questo, che è il secondo numero della serie cartonata di Doctor Strange, la serie scritta da Jason Aaron e disegnata da Chris Bachalo, che uscì in occasione del rilancio della nuovissima Marvel. Che perché l'ho ricomprata? Per due motivi. Semplicemente perché ormai, come vi dico sempre, la gran parte delle serie sto cercando di recuperarlo, di comprarlo in un secondo momento, una volta che esce appunto il formato cartonato, il formato, diciamo, che raccoglie più numeri rispetto alle serie spillate, ecco. Secondo motivo, perché appunto sto cercando di... No, ho fatto un conto male... Sto sfasando, colpa del caldo. Secondo motivo, perché sto vendendo la vecchia serie, sto svarionando veramente, la vecchia serie in spillati, da dove, se qualcuno fosse interessato, può tranquillamente scrivermi la serie in spillati di tutto il ciclo di Jason Aaron, più qualche altro numero post appunto serie di Jason Aaron. Tra l'altro ho il primo numero, vendo anche il primo numero firmato da Jason Aaron. Se vi interessa, non ci faccio su chissà quanto, però appunto, se a qualcuno interessasse, se qualcuno volesse approfittarne, mi scriva pure e possiamo tranquillamente concordare un prezzo in privato. Terzo motivo, perché questo mese, per tutto il mese di giugno, Panini ha promosso questa piccolissima campagna sconti del 25% su alcune serie fantasy, su alcune serie appunto di genere magico, diciamo pure così. Infatti ci sono alcuni numeri di Doctor Strange, tra cui proprio i tre numeri che mi mancavano di questa serie, appunto del rilancio di Doctor Strange. Nomen Omen, una bellissima serie italiana di Jacopo Camagni e Marco Bucci, che vi consiglio di recuperare. E non mi ricordo cos'altro, però altre storie di Marvel, sempre Doctor Strange. Insomma, andate a cercare sul sito Panini per vedere un po' tutti questi titoli che appunto fanno parte di questa promozione. È interessante, bisogna dire che è un'iniziativa molto interessante, un po' a sorpresa, devo dire, non me l'aspettavo da Panini. Però appunto, ripeto, se qualcuno volesse dare un'occhiata ad alcuni di questi titoli, questo è sicuramente il momento migliore per farlo, fino a fine di giugno. Poi, altro volume sempre per Panini, finalmente è uscito anche il secondo volume che ristampa sempre per Panini Comics la serie bellissima di Ed Brubaker e Sean Phillips, che è Criminal, questo secondo numero che raccoglie vediamo se c'è una... non c'è un indice, no, non lo vedo qua, che comunque raccoglie tutta una serie di storie, appunto Una brutta nottata, I peccatori, L'ultimo degli innocenti, e poi una serie di extra appunto sulle storie appena raccontate. Il primo numero l'ho comprato molto facendomi tra virgolette guidare un po' dal sentore di una buona serie, per vari motivi, sia perché ne avevo sempre sentito parlare come una serie molto molto bella, sia perché Ed Brubaker è un nome che ispira già fiducia. E appunto perché veniva fatta questa bella ristampa. Sono dei bei volumi cartonati, molto grossi, molto cicciotti, al prezzo di 35 euro, che tutto sommato ci sta abbastanza, devo dire. E credo anche perché al rapporto qualità-prezzo con i brossurati appunto di Criminal ci sia un buon, come dire, sia molto più conveniente comprarsi questi, ecco, diciamo pure così, anche perché mi pare che alcuni dei brossurati appunto di Criminal, che sono usciti veramente un po' di anni fa, credo che non siano nemmeno più reperibili, o comunque stiano su eBay e compagnia bella a prezzi, non dico spropositati, questo non lo so, però ritengo che questo sia un modo tutto sommato buono per recuperarsi la storia, perché sicuramente avete... Cosa abbiamo detto? 4 storie più o meno? Sì, 4 storie, 3 storie anzi,
mettiamo caso che i brossurati, perché penso che fossero usciti per 100% Marvel, costino intorno anche ai 12, 13, se no addirittura magari 15, 16 euro, se già ve ne prendete 3 risparmiate più o meno una decina di euro, insomma. E poi ripeto, un bel formato cartonato, molto bello anche da esporre in libreria, ci sta, insomma, diciamo che è una, se dovete recuperare Criminal, se volete recuperarlo, secondo me questo è il modo migliore per farlo. Passando poi a altri editori, e avvicinandoci alla fine, è uscito finalmente, dopo che mi era stato detto proprio dai ragazzi di Tunue che avrebbero pubblicato a maggio questo bellissimo fumetto di uno dei miei fumettisti preferiti in assoluto, che è Grand Hotel Abisso, questo bel formato orizzontale, di Marcos Prior e David Rubin, che come penso saprete è uno dei miei disegnatori preferiti in assoluto, anche una bellissima persona, una persona molto piacevole, molto divertente, appunto, che ha realizzato questa storia, che è l'ultimo fumetto mi pare che ha pubblicato Rubin. Pubblicato, ripeto, per Tunue al prezzo di 19,90 euro. Tra l'altro io l'avevo prenotato in fumetteria quando ancora c'era la campagna sconti di Tunue del 25%, quindi insomma ho risparmiato anche circa 5 euro e ci sta. La cosa figa, la cosa interessante, che tra l'altro mi ha ricordato un sacco per diversi aspetti Private Eye, la serie scritta da... non mi ricordo, è disegnata da Marcos Martin e scritta da Brian K. Vaughan, se non sbaglio. Serie che tra l'altro non è che mi avesse detto molto, dovrei rileggerla probabilmente. Però ripeto, mi ricorda molto quella serie, un po' perché le tematiche sembrano essere le stesse, cioè il tentativo di questi personaggi di ribellarsi un po' a quella che è una società opprimente, una società quasi fascista, una società che ha un fortissimo controllo sulle persone, la profilazione, furto di dati. Ecco, in particolare in Private Eye si giocava molto su questo aspetto, appunto sul furto di dati sensibili, e appunto mi ricordava molto, solo sfogliarlo, la trama mi ricorda molto quella, ripeto, di Private Eye, anche perché entrambi i fumetti sono stati pubblicati in questo formato orizzontale che dà a entrambi i disegnatori, in questo caso David Rubin e il caso di Private Eye, ripeto, Marcos Martin, appunto, da modo a questi grandissimi disegnatori, questi disegnatori bravissimi, di potersi sbizzarrire in queste trovate grafiche, appunto, su tavole interamente orizzontali. Ho sbagliato a coniugare la parola. E poi concludiamo con il terzo omnibus, che finalmente è uscito, di Hellboy. Ormai vedete che me lo sto recuperando tutta qua, quella serie di brossurati di Hellboy che avevo praticamente già, però avevo i primi 4 nel formato della biblioteca di Hellboy, mi mancavano altri 3 numeri. Alla fine ho detto, vabbè, senti, io me lo recupero tutto qua, tanto anche qua, come per Criminal, il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, perché in questo caso il terzo volume è veramente, veramente enorme, è grosso addirittura più di Criminal. Non so quante pagine siano di preciso, però veramente... giriamo 526 pagine, veramente tantissimo, e il prezzo è sempre lo stesso, sempre 30 euro, tanta roba. Tra l'altro questo è l'omnibus, il terzo omnibus, che raccoglie fra le altre storie anche La caccia selvaggia e Il richiamo dell'oscurità, Il richiamo delle tenebre, non mi ricordo mai come si chiama, che sono due racconti che hanno pesantemente come dire, influenzato la scrittura dell'ultimo film di Hellboy, che appunto è uscito. Quindi se volete vedere un po' da dove arriva questo film, se il film vi è piaciuto e volete appunto scoprire la storia originale, ecco, questo è il volume che dovete assolutamente recuperare. Mamma mia che bello. Appunto, il titolo è La caccia selvaggia. Ripeto, è un'occasione, mi piace il fatto anche che veramente Magic Press li stia buttando fuori uno al mese, proprio bom bom bom, perché tutto sommato sono contento, appunto, di questa cosa. Saranno, mi pare, 4-5 omnibus, non mi ricordo più se c'è qua il piano. Comunque, insomma, sono circa 4-5, massimo 6 omnibus. Qui non ci sono. Ah no, sono qua. Sono 6 omnibus, ne manca uno con El Boy all'inferno, e poi ci sono altri 2 numeri con appunto le storie brevi dedicate ad El Boy, che alcune tra l'altro sono state anche riproposte all'interno di questi bei volumoni.
che dirvi di più, è l'occasione perfetta per leggere e magari rileggere anche Hellboy. Ve lo straconsiglio, vi straconsiglio assolutamente questa bellissima edizione. Grazie mille Magic Press per questa ottima iniziativa. Fatemi sapere come al solito cosa avete letto, cosa avete comprato voi questa settimana, mi raccomando, sapete benissimo come farlo. In descrizione, ripeto, trovate anche link per alcuni di questi fumetti, se volete appunto comprarli su Amazon tramite il mio refer, mi farebbe piacere, insomma, se qualcuno di voi lo facesse, se e solo se fosse appunto incuriosito da alcuni di questi titoli, insomma. E niente, fatemi sapere un po' come al solito cosa comprate, cosa leggete, chiacchieriamo un po' qua sotto. Penso che ci vedremo sicuramente settimana prossima, prima dell'altro Polvere Fumetti, non so se lunedì o mercoledì, con il video invece degli acquisti fatti per il mese di aprile e di maggio su Ho Visto Cose, che appunto il mese scorso purtroppo ho saltato perché c'era di mezzo Como, ma appunto settimana prossima ci rifacciamo con ben 2 mesi di acquisti americani, acquisti originali americani. Io ho finito, vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Beli!